Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetti da 11 al 13. Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Promesse ingannevoli. Ascoltiamo questa testimonianza. Da un po' di tempo qualcuno che si definisce cristiano mi invia sullo smartphone dei messaggi di questo genere. Oggi il tuo portafoglio sarà pieno e godrai di buona salute. I tuoi sogni e le tue aspirazioni si avvereranno. I tuoi progetti si realizzeranno. Ti auguro buona giornata e Dio ti benedica. Un'esistenza esente da preoccupazioni, nella quale tutte le porte si aprono e ogni cosa si risolve per il meglio. È davvero questo ciò che Dio promette ai credenti? Se fosse così, che cosa dovremmo pensare il giorno che avessimo un incidente o una malattia o se perdessimo il lavoro? Dovremmo dedurre che Dio ci punisce? Che ci ha abbandonati o privati della sua benedizione? O forse che non abbiamo abbastanza fede? Questa visione del cristianesimo è falsa e può turbare i cristiani che si trovano ad affrontare difficili periodi di prova. Il Nuovo Testamento ce ne mostra molti, fra i quali anche l'Apostolo Paolo, che conobbe la fame, il freddo, i naufragi, la prigionia. Seconda Corinzi capitolo 11 versetti da 23 a 27. Non dimentichiamo che le nostre benedizioni sono nel cielo con Cristo. Sulla terra Dio ci forma, dirige le circostanze della nostra vita e vuole farci conoscere il suo amore nei momenti difficili. In queste circostanze, egli si rivela come il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, come scritto in Seconda Corinzi capitolo 1 versetto 3. Non in vista di un benessere terreno e passeggero, ma del nostro vero bene, quello celeste ed eterno. Che il Signore ci benedica.